Allora, nella politica sociale il governo del presidente Juan Orlando Hernández ha il cosiddetto programma Vida Mejor. Che significa Vida Mejor? Una vita migliore per le persone hanno problemi di abitazionali. Lui praticamente costruisce delle case a persone che sono in condizioni abitazionali praticamente non esistenti, da una casa e mette a disposizione anche tutti i servizi primari come per esempio l'acqua, la luce, la cucina, e quindi diciamo che molte persone sono state beneficiate da questo programma, un milione di persone o di più, e questo è un sollievo per le persone che praticamente non hanno una vita, non hanno casa. E dall'altro lato è creare fonti di lavoro nella provincia dell'Honduras, specialmente per le donne. Ci sono programmi di training perché le donne abbiano un'attività, può essere artigianato, può essere anche di cucina, e quindi le donne imparano un mestiere, come per esempio fare le baleadas, che è un nostro piatto tipico, o fare le tortillas, che sono quelle tipo piadine di mais, tipo così. Imparano a fare questo mestiere e cominciano alla loro attività, ed è un programma molto, molto importante, perché da un lato diminuisce la tassa di disoccupazione e si creano fonti di lavoro per le donne, che è molto importante. E diciamo che questi sono i pilastri più importanti della politica sociale del presidente Juan Orlando Hernández, che si chiama Vida Mejor.